Allora, eccoci, buonasera, welcome to the Pinball Live of Pinball FX2, che è una delle versioni della Zen Studios, che io attualmente sto giocando alla versione di questa applicazione di PC, Pinball FX. Prima di questa c'era stata Pinball FX3 e ancora prima Pinball FX2. Che tanto che una porta dove ci sono almeno un paio, credo, uno o due flipper che ora non sono più presenti sulle versioni re-release, diciamo. Allora, intanto mi attivo la webcam e buonasera, e ci siamo oggi. Lascio indietro il come si chiama? Il Fight Stick, perché ho visto che io gioco molto meglio con il pad, questo qui, quando devo giocare a flipper. Anche perché posso dosare e lanciare meglio la pallina, cosa che col fight stick invece no, non lo fa fare con la levetta. E quindi niente. Ci abbiamo la maglietta del Capitan America, perché abbiamo fatto anche un nuovo comando inerente a Avengers Endgame. Grande. Ah, ciao, che lo vedete subito. Io volendo ce l'ho. Se poi ti faccio vedere l'intro. Se vuoi vedere in lurk mentre stai da Alex, io te lo faccio vedere. No, tanto ecco, dal momento ho appena aperto la live. Se vuoi vedere l'intro, perché in pratica questo flipper era un flipper di 6-7 anni fa, chiamato Football League, dove tu quando lo compravi sceglievi se prendere o una squadra generica finta, oppure potevi scegliere tra la Roma, la Juve, purtroppo, Manchester, mi pare Real Madrid. E io ho scelto la Roma. E quindi guarda che presentazione sto gioco. Questa è da paura. C'è pure Totti. Perché è del tempo in cui c'era Totti. Questo se mi imparo pure io a fare i collegamenti come Alex. Per far giocare gli altri, dove faccio giocare? Ma ancora sto lontano da imparare queste cose. Questo in pratica c'è un sacco di rampe e come una partita vera tu devi sempre far viaggiare la pallina sulle rampe. Se te fermi, in pratica è come se dai la palla all'avversario e dopo un po' di secondi segna un gol all'avversario, anche se non ti mandano la pallina in buca. E quindi a fine della vera gara, se tu riesci a resistere per i famosi 90 minuti, che non sono 90 minuti, anche i giocatori Totti, puoi riuscire a vincere le partite e fare match successivi. Quindi è veramente come le partite di calcio, è uno spettacolo. Ci ho giocato di meno perché poi hanno fatto le app successive dove probabilmente non avevano i diritti per riportare questo flipper, quindi non l'hanno trasferito sulle versioni nuove. E quindi poi a volte mi sono scordato di giocarci, ma è uno spettacolo. E oggi c'è Roma-Juve, Barcellona, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, sono le squadre che ci stanno. Poi mi ricordo che ce n'è un'altra. E tu lanci la palla così. Come ho detto, se per troppi secondi non mandi la palla sulle rampe, o le mandi solo, ecco, in questa maniera, rischia che la palla va all'avversario. Ci sono, e devi, se la mandi di sopra, puoi cercare di fare veramente i gol. Ma a parte che ho sbagliato, ma è uno spettacolo, infatti. E poi tu, man mano che fai le piccole corsie laterali vicino ai flipper, questi, ecco, puoi, ecco, pure salvare in calcio d'angolo la palla. E poi se riesci a fare a prendere le cose laterali, puoi mandare la palla su e cercare di segnare un gol. Però ci stanno molti giocatori, devi però attivarlo. Vediamo. Non è facile da padroneggiare, tanto che non c'è gioco. Per poterla mandare su devi attivare una cosa però. Una volta fatto, ahia. Quindi è veramente uno spettacolo. Quindi un'altra volta con calma fuori live di Alex lo riporto poi per bene. Comunque adesso intanto c'è gioco. Pure la panchina hanno fatto.
niente. Per poterlo prendere, ecco, devi prendere tutti e due i segnalini laterali e allora ti si sblocca la possibilità di andare sopra. Vediamo se ci riesco. No, un'altra. Ok. Peccato che è solo in inglese, se era pure in italiano era perfetto. Ok, adesso se riesco a mandarla su, se ci riesco. Però me la manda meglio dal laterale questo, destro, sinistro, anzi. Eccolo! No, per un pelo! Ci stavo fino a mettere riuscito. C'è pochi secondi e dopo devi di nuovo rifare le corsie laterali per riattivare la rampa di sopra. Non ci puoi andare sempre. Ottimo la cosa che può salvare la pallina, però deve pure il timing giusto. Vai, vai, vai. No! E devo riuscire. Eccola! Ancora no. Vai, 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 vai. Vai che ci voglio salire. Adesso, finalmente, ed è gol grande! Questo ci faccio subito la clip e c'è l'esultanza pure multiball. Spero che la stai vedendo nonostante stai da Alex. Questo per me è meglio flipper, non perché sono di calcio, da Roma, ma proprio bello. È uno dei più divertenti flipper che abbia mai giocato, se non il migliore. Non ci avevo pensato fino a portarlo in live, pensa un po'. Ci sta pure il rigore, ci sta le punizioni, extra ball. C'è il tempo poi sotto, ecco, del primo e secondo tempo. E quindi dopo fai anche lo score dei punti come la classifica. Questa sarebbe la faccia in bel torneo. No! Con più giocatori. Allora, so già la terza pallina. Poi c'era anche. Voilà. Quindi stiamo 1-1 per il momento, che non è male. Calcio pezzato. Rimuovi il bersaglio perché man mano che fai le corsie laterali, togli i segnalini da sopra. Devo fare rampe, se non mi prende la palla l'avversario. Eccola. E quando prende la palla l'avversario, se non fai le rampe che ti segnala, dà il gol all'avversario. Quindi devo prendere quelle tre rampe che sono illuminate. Entro una ventina di secondi. 10 secondi c'ho. Quindi non ce la farò e prendo il 2-1 sicuro. No, ho preso comunque gol. Io ho perso pure la partita. Anzi, tempo. Qui ci fece come record, ha fatto un 100 milioni di punti circa. Comunque col pad si gioca poi molto bene. È su Steam, quindi non so se ancora l'app di Steam la vendono su FX2. Di FX2. Di solito i flip costavano un paio d'euro, non costavano di più. Avendolo comprato non posso vedere i prezzi. Andrò a vedere se ci sono tavoli che non ho comprato, se ancora sono in vendita. In caso ti faccio sapere. Allora, ricomincia partita. Solo la presentazione. Io ho un po' calma, se andiamo metto l'aria condizionata. Ma sì, fa caldino. Prendiamoci il nostro feed. Opla. Condizionatore. On paper, there are
opponents are quite solid, but results recently suggest a mid-table finish is likely. Vedremo se staremo a metà classifica. Niente, sto skill shot, niente. Strottman ci stava. Ok, facendo le rampe evito che la palla va all'avversario. E devo cercare ora di andare sopra, vediamo. No. No, niente da fare, perderò. Che quando esce dal corner va via già veloce la pallina, quindi. C'ho 29 secondi, vediamo un po'. Vediamo. Niente, ho preso il gol. Da te pezzo pure. Vediamo. E vediamo se riusciamo ora a pareggiare. No, invece ho preso proprio male. Pure una bottiglietta d'acqua. Anche i dettagli sono spettacolari a sto gioco. Quindi se uno avesse comprato quello del Liverpool, de Real Madrid, avrebbe avuto la grafica per quelle squadre. E vai. No. No, niente. Volevo rimandarla su. Pelo. E ora due palline. Two is meglio che one. E riesco a mandarla su. No! Che sola!
the right position. Great tackle. Looking to make a quick attack in the opposition box. Dai. No, non riesco a mandarla su. Ora. Però c'è un sacco di segnalini. Ne devo eliminare di più. Tipo così. Ma che è? Ho mandato pure su. Ma che sola che sei. Rischio il 2-0 così. Pure finito il tempo. Del primo tempo. Vediamo un po'. No, niente, ho riperso la partita un'altra volta. Bene, welcome to the live. Buonasera e benvenuti alla live sui Flipper. E questo è il Flipper della AS Roma. This is AS Roma Flipper. Questa sera faremo qualche flipper di questo e forse, se c'ho tempo, qualcuno del Commodore 64 non meno bello di questo. Questo pure ci stava bene come inno da Conference League. Già solo questo. Dopo clippiamo pure il gol alla Juve. Ha detto pure un'altra volta. Tanto sarebbe interessante riuscire a finire la partita, che è difficile per la natura del gioco, molto complesso. E vediamo. Noi. No. Vediamo se ce la facciamo. Adesso che si sono aperti. No. No. Passato dal segnare a rischiare ora l'1-0 da parte della Juventus. No dai, così ho preso il gol subito, oltre che ho perso la pallina. E vabbè. Niente, non riesco a fare sto skill shot. Non riesco a mandarla da lì. Come sloppy? Fa un sacco di rampe. E bloccate. No. Questo è come se sta a giocare una partita. Ti dà proprio la sensazione di giocare la partita. E vai, forse no, ce l'ho fatta ancora. Dai. Niente da fare. Ho preso proprio autogol proprio.
Era tanto che non ci ammazzo, riverso così. Non ci... Devo rifarne altre. Un'altra e poi cambiamo flipper. Che se io ci giocherei tutta la sera solo a questo. 104 milioni, it's my record. 104 million. It's my record. Giochi sempre la stessa partita con la stessa squadra perché lui tiene in memoria gli ultimi risultati. Non so se si può resettare il tutto, se dovrei reinstallare il gioco però. Vai, 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 vai. No, dai, no. Se non prendo le rampe, ci rischio di prendere gol. Dai, 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 dai. Qui posso segnare. No, ho tirato fuori. La tiri anche fuori, la puoi anche tirare fuori la palla. Molto sloppy. No. Devo prendere quelle due rampe. Rifammela bloccare lì, dai, dai, dai. Uno. E prendere il gol. No, ce l'ho fatta. L'ho salvata. Ho perso la pallina. Però ho preso il gol almeno. Che ci sono i segnalini home e away. Home sono io, away è la squadra avversaria. Anche perché sto giocando io in casa. E si vede. Niente, riesco a prendere la skill shot. Peccato, però devo fare. No! Un'altra volta. Un'altra volta copio il go. Fatto. Niente, preso il gol sicuro. No, ho salvato il gol un'altra volta prendendo le rampe che lampeggiavano. Ottimo. Vediamo. E ora no, dai. Tiro a rete. Vai, ci riproviamo. No, dai. Space for the shot.
Dai. No. Tre volte che salgo su non riesco a fare un gol, cioè non è mai successo. Un'altra volta questi. Almeno finisce il tempo. La notte va a finire stazione di maledetti. Vai. Vai, ho salvata. E vai, è finito il primo tempo. E mo c'è l'intervallo col possesso palla. Che non è riuscito a farlo vedere fino a... Quindi è come una specie di intrattenimento finché inizia il secondo tempo. È veramente come una partita di calcio. Ed è divertentissimo. Poi per finire il riposo devo andare alla pallina dove lampeggia blu sotto il simbolo della Roma dei tre. Non so se come si chiama il bumper. Questo qua, ecco se ci riesco a mandarcela. Eccolo. E inizia il secondo tempo. 0-0. C'è qua, lampeggia ancora, rigore, rigore, zitto che c'è rigore. No, pure rigore ho sbagliato, no dai. Anche rigore c'è questo gioco. E lo puoi prendere con le opzioni. Che sola, c'avevo proprio il rigore da poter segnare. E ora pure c'ha solo due segnalini, quindi mi devo sbrigare. Dai. No. Vai. No. Devo prendere una rampa per il free kick. Quella rampa. Preso. Dai, proviamoci che adesso non c'è più nessuno. È come se fosse un rigore. Dai, 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 dai. No, pure a porta vuota in pratica, solo io il portiere ero. Che sola. Ci riproviamo. Cerca di prenderla. No. Adesso. E dai. Ma tutte fuori, manno. Tutte fuori. Mai sbagliati tanti gol così. Minuti. No. No, ora è per loro il rigore. E io l'ho parato io stavolta. E meno male. Almeno.
comfortable out for a corner. Tiny work in defending that corner. E adesso ce la devo fare. Gol finalmente di Castan. Sergio Castan, guarda, non mi ricordo. Grande Castan. E finalmente 1-0 alla Juve a 12 minuti dalla fine della partita. Sto un momento sul trailer. Pallina extra, buono. Però la devo prendere. Io ho preso la pallina extra, ottimo, così si continua dopo questa partita. Ahia. Finita la partita, dovrei aver quasi vinto. Se riesco a mandare la pallina in fondo, credo che finisco la partita. Vediamo se è così. Che tanto che non riesco. Sì! No! 1-1! Alla fine, infame! Ah, ai rigori! Sono finiti ai rigori! No! I rigori non mi sono mai capitati. Due pari, buono. Allora adesso devo parare io. Che spettacolo i rigori. Ho parato. No, 3-2. E ha vinto la Juve 3-2 i rigori. No. Che sola, stavo a vincere all'ultimo secondo. Ammazza che sola. Però, bella partita. Allora, classifica. Roma vinte 3, perse 6, capirai. Real Madrid 7-2-0, Juve 4-2-3-1. Vedi, c'è la classifica da quando io ho iniziato a giocare a sto gioco anni e anni fa. Tiene il conto delle partite fatte, realizzate fino alla fine. Quindi se io sono riuscito a finire finora 9 partite complete in 6 anni, poche. Ma posso continuare. E adesso Roma Barcellona. Roma FC Barcellona. Belli i segnalini del Barcellona, più belli di quelli da Juve sicuro. New partita, non so quante palline ho. Ho 2 palline, buono. E quindi una partita contro il Barça.
Se non faccio ora una rampa perderò gol. Sì. No, mi ha preso il gol perché stavo a concentrarmi su dove mandare la palla e non l'ho vista scendere. Vediamo se mi dice shoot again. Shoot again. Colpisce ancora. Shoot again. Quindi ancora la seconda pallina. Ok. Nulla perduto. Difficile, però cioè, si può provare, che c'è pieno di difensori, no, buttata fuori. Ogni volta togliamo un giocatorino. Riproviamo, con due giocatori in meno, forse gliela famo. No, la parata. No, per un pelo. Vediamo adesso. Lì. Tutta a sinistra. No, è un po' troppo a sinistra. Un po'. No, niente, troppi. Pure. Rischio pure il 2-0. Casomai devo riprendo a fine live se vogliono rivedere gli amici di Alex di Sala Giochi 1980. No, io ho perso però la pallina. Sto avvicinando al mio record. Niente, still shot, manco uno. No. Primo tempo. Quando dice sloppy piava all'avversario e poi devi difendere. Vediamo un po'. Meno male. Che facendo le rampe levi i segnalini, se non ricordo male.
più ne fai. Zitto. Di mezzo no! No. Beh, invece no per un momento, perché era l'ultima pallina. E questo l'era la S Roma Pinball, un flipper della Roma. Fine live, magari lo riprendiamo. Welcome to the live, the pinball live. Benvenuti. Feel free to chat in live. Se volete fare un saluto in live, siete benvenuti. Oh, 80 milioni. Mi sto avvicinando al mio record di qualche annetto fa, perché non ci ho giocato tanto negli ultimi anni. Sbagliato. Che, come ho detto, questo è uno dei migliori flipper della Zen Studios. Allora, flipper che ancora non ho portato qui, vediamo un po'. Portati quasi tutti. Defense è bello. Fantastici 4 mi sa che non ho mai portato. Quelli sopra, tutti evidenziati, sono flipper che io ho acquisito. Voglio fare una prova, vediamo un po'. Solo per vedere se ancora si possono comprare e acquistare, vediamo un po'. Allora, questo prodotto, vediamo un po', perché questi sono, questa è un'app che comunque non stanno più aggiornando, te la lasciano perché ce l'hai in gestione comprata, però ora i flipper ti puoi comprare solo nella versione FX3 o adesso anche l'ultima uscita FX. Ok, cos'è questa? Capcom Arcade Stadium. Divino. Per curiosare, ci sono i giochi della Capcom gratis, gratis. Andiamo un po', parte 1143, ci potremo giocare. Poi voi non lo vedete, ma sto vedendo da Steam eventuali altri giochi da portare magari prossime volte. Vediamo una sala giochi intera. Oh, mi interesserà. Vediamo, no, qua ce la vediamo. Ok, allora, che Spider-Man mi manca come flipper da giocare. Allora, facciamo solo questo Fantastic Four. Non è una cosa veramente fantastica, non mi ha mai entusiasmato, però è tanto tanto che non ci faccio per questa una partita. È uscito prima addirittura questo, mi pare, forse all'epoca dei due film che fecero, che la Pinball FX2 non mi ricordo se c'è dal 2007 o simile. Boh, c'è Dottor Doom, musica pomposa, c'è tutto. Allora, vediamo un po' là. Un attimino la visuale. Ok, uno più forse meglio. Ah, qui devi prendere la torre che sta dietro la cosa, ovviamente di Hulk, per poter attivare le missioni. Ecco lì, prendendolo più volte si attivano le missioni, se non sbaglio. Oppure prima la casa e poi mission che è a sinistra, la thing. Andiamo. Bello. No, stavo in un buco. Ahahah.
che sono tipo i cloni del Dottor Doom, i Doombots, come sto ricordando. Prenderlo. No, devo solo prendere, pensavo devo prendere i cosi davanti a lui, invece devo prendere Doom, il Doombots. Niente da fare. Ok, preso. Doombot rimasti due. Niente, ho perso. Come rampe non mi fa impazzire questo flipper, però è comunque un bel flipper. Un sacco di cose da fare. Stanno in buca. Here we go, gentlemen and ladies. Poi ne facciamo un'altra, un po' più coinvolgente. Sì, almeno guardimi della Marvel. Dopo Avengers Age of Ultron non hanno più fatti altri. Stava a firmare nel 2017, poco prima di Avengers Infinity War, che non hanno fatto. Forse hanno perso i diritti per realizzarne altri. Infatti hanno iniziato poi a sviluppare quelli della Williams, la Zen Studios sto parlando. Non l'ho verificato, ma com'è l'audio? È troppo forte, va bene, che non ho proprio controllato. Sui flipper va bene, che a volte sui giochi devo abbassarlo di più. Ok, mission. Quasi mission. Una donna invisibile. Evans che fa la torcia umana è molto meglio come Captain America. Di certo il personaggio risulta molto migliore, anche se non è stato male come attore della torcia umana. L'esatto opposto, Steve Rogers quello della torcia umana, che era un donnaiolo. Steve Rogers fedele alla donna che amava. Welcome. Wanna become famous? My followers? Thank you, but I didn't have interest at all. I only play for fun. I already have followers and not interest to buy. Thanks for passing by. I didn't want
followers by buying, only by if they want to see me. Have a good life, Ugo. Let's see some more of that. Hey, nice shot. Attivare la mission. In questi casi è facile recuperare Recover the Ball than Original Pinball. Dottor Doom. Okay. Let's attack him with his own power. Take him. Enough of your tricks. Taste Doom's power. Right force field activated. Enough of your tricks. Taste the power of Doom. Enough of your tricks. You face the power of Doom. Tree ball. No. Mission complete. Ottimo. I defeated Doom. Ho sconfitto. No, no, l'ho appena salvata. Vabbè. Ora che mi stavo divertendo. Allora. Non so se questo è il mio record qua, perché ci ho giocato anche questo veramente poco rispetto però forse a Football League, ci ho giocato sicuramente più a Football League. Abbiamo il punteggio 15, quindi ci hanno fatto un po' di meno. Allora, vediamo qualcuno bello. No. Non più. Quasi un'ora di live, c'è un altro della FX2, dopodiché mi sparo direttamente flipper del Commodore 64 Mechanicus, che ha tre tavoli, e sono desideroso di rigiocare a quello. Allora, un altro che non ho mai portato, facciamone uno carino. Family Guy. Questo è carino. Bisogna anche divertirsi. Oh, and the adventure begins again. Yo, it was so close! Eh sì. Wow. Questo è tutto cartonatoso. Cartonoso, non so come è. Cartonato. No.
Allora, la palla ancora lo posso salvare. È tanto tanto che non ci gioco. No! No, ridilto. Well then this has been an absolute misfire. Andiamo qua. Yes. Tutte rampe qua. Un sacco di rampe. Se riesco a prendere. Un camerican prende bello come flipper. Scritto colpisci i respingenti, ho capito, colpisci i residenti, dico, come che ce l'ha con i vicini. No, l'ho vista andare in buca. Ma mi ricordo se tiravi abbastanza. Piano, avrei potuto acchiappare lui e mi dava un bonus di skill shot. Ogni rampa colpita più volte può far attivare non missioni ma appunto delle cose special. Oh! Nuovo! Bello questo! Mai fatto! Un bossone! Sali, sali, bello! Ma che figo! Questo non l'avevo mai fatto! Victory is mine! Questo è bello! Una pallina da bowling, boh. Andiamo lì dove c'è l'uovo, se c'è anche l'uovo oltre la gallina. Incontrare le ragazze. Veramente ho giocato poco e ci hanno tanto tanto da offrire. Ah, mannaggia. Bini, bello, questo pure era bello. Yes, abbiamo questo, a questo punto ci vediamo pure un American Dad e dopo facciamo un flipper o due del Commodore 64. Andiamo da American Dad. Smith,
Questo volo è forte. C'è un'ottima presentazione che voglio vedere se è tutto a posto nella cola mamma. Arrivo subito. Eccomi, I'm back. Voilà. Torniamo a questo flipper. On your mark, get set, go! I bibitoni che si caricano per lanciare la pallina pure è fighissimo. Mai viste queste serie qua, io né American Dad né l'altro guy. Okay, let's do this. Well, Stan, I guess it makes no difference now. No. Gialla. Smith. Go team Smith. Agent Small Wonder activated. What are my orders? Stavo per la felicità. Vediamo. Specie di Bond, agente segreto, sto American Dad. The real truth is, I do have big stuff going on. Every wheels in the lake man is the same. You pick some boring case, you bicker, then you solve it. The solution usually being that Roger is the culprit. Qual è la musica di... Back to the Future. You're running out of time. You are a complicated man, Smith.
You're running out of time! I thought there was something fishy about all this, Legman. Ho cambiato colore la pallina. No, oh, dai, no, no, no. This one survived. No. What are you doing? Pull out. The corner of Excitement Street and Unpredictability Avenue. Well, Stan, I guess it makes no difference now. Stan, it's now or never! Down. Something might go down somewhere in some way at some point in time. Hold sharp! I'm Wheels. Together we're Wheels and a Leg Man. You're the Leg Man. Does your route include the attitude store where we could stop and get you a new attitude? Good work, Smith. Whatever you're doing, keep it up. Thank you. Abbastanza schifo. Infatti, 3 milioni contro 13 di record. Allora, temporaneamente lo frizziamo e passiamo al Commodore 64 e voglio riprendere il flipper che mi piaceva di più, che è Mechanicus. Poi c'è un altro che devo ricordarmi il nome, però ci sta. Se ci riesco gioco pure quello. Facciamo un paio di flipper del Commodore e poi rifiniamo su questo. Non so se riuscirò a reggere 2 ore, che sono abbastanza stanchino. Però ci proviamo. C64 again. Allora. After yesterday. Andiamoci a cercare. Vediamo se lo trovo intanto l'altro. Tipo Castello Maggio, non mi ricordo come si chiamava l'altro. Strider Page. Scrambler no. Vediamo un attimo, devo aprirmi l'app di Play Edicola, che ce l'ho, non mi ricordo dove l'ho messo. Sto cercando il gioco. Cerchiamo da Play, dico la flipper. Uno che non me lo ricordo, questo Crowball.
Eccolo qua. Flipper magico, mi ricordavo che era qualcosa del genere. Chiamato flipper magico. Allora, dovrei avercelo da qualche parte. Vediamo se era un PRG. Flintstone. Allora qua, ancora. Flipper magico tap, ok, ce l'abbiamo. E poi intanto mi prendo, allora vediamo se c'è un Mechanicus come PRG. No, e ce l'ho sulle ROMs. Eccoci, Meccanico sta arrivando. Non è una ROMS, è un tap. Eccolo qua, trovato. E mettiamo un turbo così ce lo spariamo velocemente. Questa c'è la musica che spacca, infatti devo abbassare il volume sicuramente. Giustamente questo, me l'ho posizionato male. Allora, questo è grandioso. L'unica cosa, il problema è scaricatelo. Non so, prendere qua, scaricata la batteria, se no riaggancio quello. Andiamoci questo flipper del Commodore. Allora, questo mi ricordo che devo settare il pad, mi sono scordato. No, ci sta. Perché non lo prende? Mi prende il pad di qua. Problema sul pad, se mi prende uno solo è un casino. Ah, ok, ok, no, lo prende, lo prende. Trovati, trovati, trovati i tasti. C'è la pallina. Ok, abbiamo fatto. No, subito la pallina in buca, no.
Questo è lo scopo di questo gioco, era arrivare a 100.000 punti per poter accedere al tavolo successivo, quindi una cosa all'epoca fighissima. Non so neanche se quelli sull'Amiga avevano un'opzione del genere, cioè finire un tavolo e passare un altro. Bene, abbiamo l'extra scelta. Scopo anche accumulare punti, anzi secondi, perché finite le palline puoi avere un accumulo di secondi per continuare la partita. Finiti quei secondi perdi, ogni 3 minuti accumulati è una pallina extra, ogni 30.000 punti una pallina extra. Se riesco a arrivare a 30.000 non ci arriverò, potrei avere extra, avrò solo 50 secondi e so pochini. Ogni puntino che prendo sono 10 secondi guadagnati ancora di tempo, altrimenti allo scadere dei secondi o una pallina in buca perdo la partita. Per giocare devo giocare con la tastiera col shift sinistro e la freccetta sinistra, estremamente freccetta sinistra e la levetta destra, shift sinistro e la levetta sinistra. Ah, quando arriva in buca. Questo è il ball stopper. Una volta prendi il ball stopper o extra shield per fare 1000 punti, però poi spariscono dopo un po' di volte che li colpisci con la pallina e va in buca. Sempre per il 91. Andata prima a prendere corsie laterali che mi vanno a prendere un sacco di secondi, ma non è facile dosare qui il tiro. Laggando? Oh, sbagliato a premere tasto. Vabbè. Terza partita e poi cambio tavolo, perché comunque i tavoli, anche se non li puoi raggiungere, li puoi cambiare. Lo riproviamo.
Vedi, accumulo 2 secondi, 2 minuti e 10. A 3 minuti hai una pallina extra quando perdi la pallina nella fase dell'ultima pallina. L'ho quasi salvata. Riesco a riprendere un extra shield. Dai, 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 extra shield, vai. No, perso il ball stopper. Poi col timer accumulato avevi pure dei punti. Se lasci quel buco, intanto ho mandato un buco comunque, non ti aiuti un granché. Un extra ball. All targets down. Ok, buono. No. No. Vabbè, una pallina l'abbiamo qui guadagnata. Abbiamo superato i 50.000, non so se 60.000 mi dà un'altra pallina. Mi devo ricordare dopo di quanto le dà. No, un buco così. Però ho accumulato tipo 4-5 minuti adesso. 4 minuti e mezzo. Che non so pochi. No, ecco pure, ho perso 3 minuti. Ho un'altra pallina. Fare punti così non è buono giocare e poi mandarla in buca. Hai perso la partita, peccato. Abbiamo fatto comunque 55.000 punti. Cambiamo tavolo, tavolo numero 3, che bello. Il 3 castello. Dieci la musica di sto gioco. Guardate che spettacolo questo tavolo di flipper per il Commodore 64. Questo è più difficile pure di quell'altro, però anche più appagante perché il buco è molto più largo rispetto a prima. Buco centrale parlo. Però già hai l'extra shield su tutte e due le parti, perlomeno. Vabbè, poi ripristinarli. Non è facile. Che uno sta. Dove sta sopra?
Vai. No, l'ho mandato sopra. Beh, 30.000 quasi con una pallina, non male. No, non ho spinto il pulsante giusto, mannaggia. Non fa punti per niente. Che cosa ho fatto? Tipo 20.000 punti mi ha fatto con quel... Ci dovrò riprovare. No, quindi là non la blocca facilmente la pallina. E ora è andata pure in buca. Quindi dopo i 60.000 non ti ridà una pallina. Sto ancora all'ultima più i minutaggi. Sto arrivando a fare quello di prima, ma è difficile. Infatti. Guardi la cosa come gira. No, in buca così, però 5 minuti e mezzo c'ho ancora una pallina e 30 secondi possiamo arrivare a 3 minuti, ma non ci sono arrivato, mannaggia, peccato, ho fatto pure di più nel mio tempo. Riproviamolo, sta bello. No, ammazza. C'ero quasi riuscito. No. Ma devo salvare in nessun modo. Non c'è il tilt. Molto bello questo tavolo, molto difficile. Vale, cosa scende? Dai, no, niente. Resto all'ultimo, non me ne ho reso conto. E ho riperso. Facciamo terza partita, poi vediamo il terzo tavolo di questo. Poi passeremo al flipper magico, che è un altro flipper bellissimo. E poi ritorniamo su FX2 e concludiamo con la... col flipperone della Roma. Gustiamoci un po' di questa musica stupenda.
pompassina. Adesso giochiamo. Credo che un po' spoglio al centro, ecco perché. Questo è il disegnone del drago medievale. Non ci sono cose da prendere al centro, però è bello, forse questo dei tre graficamente è il più bello. Ti spogli e non fai punti, se no mandi su i laterali. Ho fatto troppo schifo a questa, dai, sta la rifaccio. E poi ci vediamo il tavolo numero 2. Quasi buona. No.
No, ci abbiamo ancora una pallina. No, così in buca. Peccato. Vabbè, almeno 42.000 points. Buona possibilità di scrivere il record per bene qua. Tavolo numero GVE. Allora, questo è il 2, lo considero più difficile perché invece non hai gli extra shield già attivati e un sacco di buchi da destra a sinistra. Infatti se va là, vabbè. Quindi questo è carino graficamente con i fiori, ma non è facile da giocare. Dieci secondi, qua non gliela fai. Vinci subito qua. Try again. Non l'ho mai completato. Il primo l'ho completato. Il 3 non mi ricordo se forse una volta. Estrema, ma questo è quasi impossibile da riuscire a sbloccare l'uscita, arrivare ovvero a 100.000 punti, che uno dovrebbe subito bloccare la pallina, attivare gli extra shield che stanno sopra gli extra shield. La pompa subito. Questo non mi diverte. Forse adesso vediamo. Prendi 20 secondi, ma la palla va in buca. Non solo un paio di minuti. Scarsi. Con poche possibilità di finire la partita. No, niente. Questo non mi piace. Allora, carichiamo l'altro flipper e poi torniamo su Pinball FX. Mi piacendo il calcio, o magari se c'è tempo. Comunque il primo e il terzo tavolo sono migliori. Ricarichiamo Flipper Magico. Attivo il tape. No. L'ha staccato, perché si è staccato tutte le volte? Play, press play on tape. Oh.
mi riscatto un baby da solo, poi abbiamo i comandi comunque per chi vuole. Ok, adesso carichiamo velocemente. Sta andando impazzito perché ho lasciato il turbo inserito. Bisogna a fine caricamento dei file di si riassesta. Questo è meno performante, però non meno carino come il flipper. Detto da alcuni è migliore fatto sul Commodore, per me è Mechanicus, ma questo non è male, un po' lentino però è bello. Scritta Magic dovrebbe apparire il libro. Bonus palla. Dico, ho preso una pallina extra. Yes. Togliete un po'. Sei troppo in basso. L'ho vista andando in buca. Giocatore 1 pronto. Che esce fuori. Il castello al centro si distrugge man mano che mio gioco muore il blocco della pallina. Alla fine che vorrà dire? Non c'è la, il ball stopper al centro, è tosto. No, quante palline c'ho ancora? Pallina 1 dovrebbe essere l'ultima. No. Se avevo finito la palpita. Ancora no. Stopper.
ho ripreso adesso. Benissimo il ball stopper. No. Però, bella partita. Non mi è dispiaciuta. Un'altra ce la facciamo. Funziona. C'è scritto fine, ma ci sono le istruzioni, so io che non ho letto. Ah, mi devi distruggere qui così sopra. Diventa più grande il ball stopper poi. Interessante. Questo come flipper ci si gioca molto meglio rispetto a Mechanicus. Quindi questo come giocabilità alla fine tecnicamente ci si gioca meglio. Quell'altro è più bello graficamente. È più appagante se riesce a fare completare i percorsi. Il sonno inizia a prendere il sopravvento. Forse faccio un paio d'ore, quindi vediamo sta partita e poi vediamo. Wow. L'alambicco sta friggendo. Bollo il mondo spalla. No, c'era il buco. Manca uno, poi abbiamo il libro. Vai, vedi il libro aperto. Quindi dove devo andare? No.
quest'ultima pallina. No. Bello, bello, bello. Vediamo un po' le istruzioni, andiamo a vedere. Tira la palla in gioco, tira andare uscendo la molla. Prendi la palla sei testa fuori del piano di gioco, per cui usa flippers per spingere la pallina. Aggiungete le fish per superare la prova, i bonus. Strapallo ogni 10.000 punti, quindi ecco perché ho giocato così tanto. Tasta sinistra destra. Il shift a destra non funziona, funziona la freccia a sinistra. La barra per tirare la molla. Qui per la pausa. Q esce 1. Abbandono. Bene. Dopo di questo ci ritorniamo a FX. E questi un'altra volta li riporto sicuro. Torniamo alla mia schermata da flipper. Ancora sul mondo di là mi si è scaricato le batterie. Mi faccio un cambio di batterie. Arrivo. Cambio batterie e poi continuiamo col flipper. Allora, per continuare che facciamo? Devo rifare un'area in isolation. Da paura. C'è il gioco per PC, non ci ho mai giocato, dico tutti che è forte. Creeping. What's happening out there, Ripley? Something is closing on you.
Ecco. It's gone, Ripley. No. Ripley, slow down. Something is lurking in those shadows, Ripley. Be careful. Great! It's not safe here. Lei non parla, è lui che parla. Just keep moving. Stay focused. Quindi conosco molto poco le opzioni di gioco vere. Male. Sevastopol's a supply depot in the region. Just keep moving. Medikit. I have to hurry. No. Try again. Fatto schifo. Mi ricordo 22 milioni. Something is closing on you. Great! Did you hear that? Awesome! I can't see it through the monitor. It's gone, Ripley. Ma no. We don't have time for this. Don't play nice. Non mi vedo più io. Che è successo? Sono sparito dalla
webcam, perché non c'ero. Something is lurking in those shadows, Ripley. Be careful. Transit's arranged. Transit's arranged. Wow. Oh, cautious. Quanto ha fatto più schifo prima? E vabbè. Un Aliens versus Predator. This place is enormous. Did you see those creatures? There's no way we could survive this. Let's stick with the hunter. Non l'ho visto. This is crazy. We'll never make it out alive. Sto per vedere un boa. Che è successo? What are those creatures doing? Ma dai, no. How lucky can you get? Sono molto bello di dopo. He's clearly aiming at those targets now. Che dovevi con la pallina con le alette girare le ruote e far entrare le palline per prendere il bonus. Confitta
preso il bonus se li facevo tutti verdi. Pure c'è il tavolo invertito. Riesco a attivare. Mazza. Prego. Vabbè, questo è bello. Mezzanotte. Alex ha chiuso. E potevi fare un ride. Te facevo i dei flipper. Bene. Benvenuti. Ma a questo punto vado a dormire pure io. Facciamo ride, continuavo. La prossima volta rivediamo Super Link Football. Tanto grazie per aver partecipato. Prossima live lunedì sera con Crash Bandicoot in Trilogy, quindi tra l'1 e il 2 o il 3 alternati. Mentre martedì continuiamo con Metal Warrior Ultra del Commodore 64. E poi vediamo che volevo fare delle live anche sul MAME o qualche altro giochino che ogni tanto ho in mente ma non riesco ancora a portare, un po' alla volta. Quindi grazie intanto, spero per chi ha partecipato, chi verrà vedrà la registrazione, che piacciono questi flipper che ho portato, e vi ringrazio. Buonanotte.